Buongiorno a tutti Gioppini belli e Gioppine belle, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. È da un pochino che non ci vediamo, ma da oggi ricomincerà la programmazione normale, quindi comincerete a rivedere ogni settimana un nuovo video tutorial. Questo video tutorial che inaugura la programmazione autunno-inverno comincia con un bellissimo pupazzo amigurumi. Questo video è in collaborazione con Lilletta Eli, che chi mi segue già da tempo ormai conosce e spero si sia iscritta al suo canale, perché ci fa sempre dei bellissimi video riassunti molto interessanti. In questa occasione ci farà il video riassunto del cartone animato Una porta socchiusa ai confini del sole, di cui io ho realizzato il piccolo Mokona in versione amigurumi. Infatti, se state arrivando dal suo canale ma non sapete lavorare ad uncinetto, vi consiglio di stressare un vostro parente, una mamma, una nonna, una zia, che sicuramente sapranno lavorare ad uncinetto. Chi è che in famiglia non ha una persona che lavora ad uncinetto? Soprattutto se è anziana. Detto questo, vi lascio al tutorial. Ragazze, mi raccomando, andate a vedere il canale di Lilletta e a seguire il suo video riassunto. Noi ci sentiamo nel prossimo video. Un bacio a tutti e alla prossima. Ciao ciao! Con il filato bianco e l'uncinetto numero 3,5 avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Realizzate le 6 maglie basse, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Con un filo di diverso colore segniamo l'inizio di ogni giro. Continuiamo realizzando 2 maglie basse su ogni punto sottostante per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse, continuiamo con una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 18 maglie basse, continuiamo con 2 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 24 maglie basse, continuiamo con 3 maglie basse, un aumento, 3 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 30 maglie basse, continuiamo con 4 maglie basse, un aumento, 4 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 36 maglie basse, ripetiamo 36 maglie basse per i prossimi 4 giri. Realizzati i 4 giri di 36 maglie basse, continuiamo con 8 maglie basse, un aumento, 8 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 40 maglie basse nel giro. Terminato il giro di 40 maglie basse, continuiamo con 9 maglie basse, un aumento, 9 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 44 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 44 maglie basse, continuiamo con 10 maglie basse, un aumento, 10 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 48 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 48 maglie basse, continuiamo con 11 maglie basse, un aumento, 11 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 52 maglie basse nel giro. Terminato il giro di 52 maglie basse, ripetiamo 52 maglie basse per i prossimi 5 giri. Terminati i 5 giri di 52 maglie basse, adesso cominciamo le diminuzioni con
11 maglie basse, una diminuzione, 11 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 48 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 48 maglie basse, continuiamo con 10 maglie basse, una diminuzione, 10 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 44 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 44 maglie basse, continuiamo con 9 maglie basse, una diminuzione, 9 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 40 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 40 maglie basse, continuiamo con 8 maglie basse, una diminuzione, 8 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 36 maglie basse, continuiamo con 7 maglie basse, una diminuzione, 7 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 32 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 32 maglie basse, continuiamo lavorando 6 maglie basse, una diminuzione, 6 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 28 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 28 maglie basse, continuiamo con 5 maglie basse, una diminuzione, 5 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 24 maglie basse, continuiamo con 4 maglie basse, una diminuzione, 4 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 20 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 20 maglie basse, continuiamo con 3 maglie basse, una diminuzione, 3 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 16 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 16 maglie basse, continuiamo con 2 maglie basse, una diminuzione, 2 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse, continuiamo con una maglia bassa, una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 8 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 8 maglie basse, a questo punto realizziamo 4 diminuzioni per un totale di 4 maglie basse nel giro. Con il filato bianco avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Realizzate le 6 maglie basse, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Con un filo di diverso colore segniamo l'inizio di ogni giro e continuiamo realizzando una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 9 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 9 maglie basse, ripetiamo 9 maglie basse per i prossimi due giri. Terminati i due giri di 9 maglie basse, a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Appiattiamo il lavoro, cuciamo le due parti insieme, tanto la zampina anteriore non va imbottita, quindi possiamo tranquillamente cucire.
Con il filato rosa avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Realizzate le 6 maglie basse, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Chiudiamo il lavoro con una maglia bassissima e a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Per le zampine posteriori avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Realizzate le 6 maglie basse, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Con un filo di diverso colore segniamo l'inizio di ogni giro e continuiamo realizzando una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 9 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 9 maglie basse, continuiamo con 2 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse, ripetiamo 12 maglie basse per i prossimi 4 giri. Realizzati i 4 giri di 12 maglie basse, continuiamo con una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 18 maglie basse, ripetiamo 18 maglie basse. Terminato anche il secondo giro di 18 maglie basse, continuiamo con una maglia bassa, una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse, continuiamo realizzando 6 diminuzioni per un totale di 6 maglie basse nel giro. Terminato il giro con le 6 diminuzioni, a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Con il filato rosso avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Realizzate le 6 maglie basse, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Con un filo di diverso colore segniamo l'inizio di ogni giro. E continuiamo realizzando una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 9 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 9 maglie basse, ripetiamo 9 maglie basse. Terminato anche il secondo giro di 9 maglie basse, a questo punto possiamo appianare il nostro lavoro con 2 maglie bassissime. Per le orecchie avviamo 15 catenelle. Realizzate le 15 catenelle, saltiamo 2 catenelle dall'uncinetto, una e due, e sulla terza realizziamo una maglia bassa. Continuiamo a realizzare 11 maglie basse, una su ogni catenella sottostante.
Arrivati alla fine ci rimane una catenella su cui lavorare e in questa catenella realizziamo 3 maglie basse. Realizzate le 3 maglie basse, continuiamo a lavorare 13 maglie basse. Arrivati alla fine della riga, ruotiamo il lavoro e realizziamo 2 catenelle che sostituiranno la prima mezza maglia alta. Continuiamo realizzando 12 mezze maglie alte, una su ogni punto sottostante. Realizzate le 12 mezze maglie alte, continuiamo con 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Altre 2 mezze maglie alte nello stesso punto. E altre 2 mezze maglie alte nello stesso punto, nel punto a fianco. Continuiamo realizzando 13 mezze maglie alte, una su ogni punto sottostante. Realizzate anche le 13 mezze maglie alte, a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro.